La prossima settimana, martedì 13 novembre, debutta alla Sala Assicurazioni del Politeama Rossetti lo spettacolo forse più atteso per quel che riguarda il cartellone dei musical. Ghost, tratto dal film diretto da Jerry Zucker, reso immortale dalle interpretazioni di Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. Lo spettacolo fa tappa a Trieste dopo essere stato ad Istanbul ed è stato scritto da Bruce Joel Rubin, autore della sceneggiatura del film, curato per la parte musicale da Dave Stewart degli Eurythmics e da Glenn Ballard. Dal 2011 Ghost miete successi a Londra e Broadway. La versione che sarà a Trieste fino a domenica 18 novembre, diretta da Bob Thompson, nasce per il tour inglese prodotto da Bill Kenwright. Nei ruoli principali Niall Sheehy, Rebecca Lowings, Sergio Pasquerillo e Jackie Dubois. La colonna sonora originale, solo Unchained Melody è ripreso, ma guai se non fosse così, spazia da brani toccanti a melodie d'insieme in stile gospel e può contare su una straordinaria band che si esibisce dal vivo ad impreziosire uno show che già si annuncia come uno dei must della stagione. In 12 giorni io scrissi Filomena Marturano, il primo atto in una notte, poi mi fermai un poco perché arrivai al secondo atto ma non sapevo come andare avanti. Dico, va bene, qui c'è l'avvocato, il matrimonio si annulla, ma come? Allora pensai, di notte proprio, uno di quei tre è figlio a te. Ecco la freccia avvelenata di Titina nella schiena di Domenico Soriano. Era di notte. Dico, adesso posso dormire, domani all'alba mi metto a scrivere. Il secondo atto 3 giorni, il terzo atto credo che impiegai forse una notte. Poi riunii tutti, chiamai Titina non sapeva niente. Aprii il copione sulla scrivania, c'erano critici, c'erano amici e io lessi la commedia. Dopo ho letto la commedia un silenzio profondo. Alzai gli occhi dal copione, piangevano tutti quanti. Titina s'alzò e mi venne a baciare le mani. Filomena Marturano, di Edoardo De Filippo, scritto apposta per la sorella Titina, è uno di quei testi che, nonostante il passare degli anni, o forse soprattutto grazie al passare degli anni, restano sempre contemporanei. Conosciuto in tutto il mondo anche grazie al film di Vittorio De Sica Matrimonio all'italiana con Sofia Loren e Marcello Mastroianni, il dramma racconta la vicenda di un'ex prostituta che per farsi sposare da quello che sotto certi aspetti è stato più di un cliente, non gli svela quale dei suoi figli è anche figlio di lui. Gretta finché si vuole in questa decisione dettata dall'amore materno, calcolatrice, Filomena resta uno dei personaggi principali del teatro, non solo italiano, dell'intero Novecento. Filomena Marturano torna a Trieste in una versione diretta da Liliana Cavani che resterà alla Sala Assicurazioni Generali del Politeama Rossetti fino a domenica 11 novembre. C'è una drammaturgia perfetta e all'interno di questa dramma, insomma, Edoardo racconta anche la voce del popolo, no? Quindi diventa un fatto simbolico. Filomena è un simbolo, è il popolo, è tutti quelli che partono dal basso svantaggiati, quelli che poi chiedono alla società rispetto, riconoscimento, quindi alla gran parte del mondo, purtroppo. Questo è un personaggio che io ho sempre desiderato fare. E in qualche modo ci sono legato anche per motivi di vita, perché uno, si dice a Napoli, uno scapocchione, uno che si diverte, non lavora, non fatica, fa faticare il padre prima e poi la concubina, cioè Filomena. È un uomo che ama le donne, ama i cavalli, guidarli e giocarci, ama andare a Parigi, a Londra, in giro, il suo lavoro lo fa molto poco, come dicevo, ma è un personaggio straordinario perché è un personaggio che ha una sua trasformazione all'interno del testo. E poi è un protagonista a fianco della protagonista Filomena, anche perché Edoardo questa parte l'aveva scritta per sé. La qualità maggiore, credo, di Filomena è la pazienza, la costruzione, la perseveranza, e certamente in questo c'è un progetto
molto forte di Filumena. Però quello che noi vediamo nella commedia all'inizio, e quindi che sembra un calcolo, giustamente lei finge di essere morta, ma questo è un espediente, qualcosa che lei improvvisa in quel momento perché vede sfuggire tutta la sua vita, perché Soriano sposerà un'altra donna e comunque Soriano non ha mai voluto sposarla proprio perché lei non è, secondo lui, degna di essere la signora Soriano, comunque, anche se la ammira per certi versi, per altri pagherà sempre il fatto che l'ha trovata, che da ragazza si prostituiva, cioè voglio dire, questo non è, per un borghese non era accettabile. Quindi io penso che questo calcolo che noi vediamo in Filumena è un calcolo dell'ultima ora, momentaneo, ma la costruzione di una vita racconta una donna molto saggia, molto, una gran lavoratrice, un responsabile, una madre, una donna di casa, una donna che sa gestire anche il lavoro di Soriano, del suo, insomma, ipotetico uomo, per il momento la tiene come una governante, però è stato il suo uomo, sì. Però è un personaggio che alla fine si rende conto degli errori che ha fatto e si rende conto che senza Filumena non potrebbe vivere e andare avanti, e quindi si trasforma completamente e mi consente una recitazione tutta piena di chiaroscuri, di stile eduardiano, ma come a bontà loro hanno scritto, c'è tutto Edoardo senza mai un minimo di plagio nei confronti dello stile eduardiano. Filumena Marturano è uno di quei testi dove ci sono delle battute che sono entrate a far parte un po' della storia del teatro, le figlie, so figlie, tutte queste cose qua. Per un attore mi sono sempre chiesto, pronunciare queste battute, diciamo così, una battuta iconica è un po' una contraddizione in termini. Comunque arriva il momento in cui questa battuta arriva, questa battuta che il pubblico si aspetta, eccetera. Una volta pronunciata è liberatorio? Almeno per me gli appuntamenti importanti di Filumena sono sempre... intanto il teatro lo è di suo, no? Nel senso inaspettato, ogni sera è diverso, così. Ma anche se so ormai come voglio dirli i significati, le cose, c'è sempre un buio, un attimo prima, nel senso di riuscirò ad afferrare quel pensiero che ogni sera afferro, quindi quello c'è sempre, specialmente nelle grandi frasi appunto che il pubblico si aspetta. Tutto quanto faceva di quello con voi, tu, amico, quartiere, no? Adesso sono uno degli ultimi allievi di Edoardo, con Edoardo in vita ebbi da lui l'autorizzazione a interpretare tutte le sue opere, quindi insomma è una bella soddisfazione portarlo poi in un teatro che amo. Questo è un ruolo che è noto anche per una trasposizione cinematografica importante di Vittorio De Sica. Lei non è nuova a questo tipo di come dire, sfide, insomma, perché ricordo che qualche anno fa fu a Trieste con la rosa tatuata, eccetera. Qualcuno potrebbe chiederle, beh, con quale spirito uno affronta queste sfide, eccetera. Vero è che se un attore si accostasse a tutto ciò che è stato già fatto con timore, con reverenza, eccetera, non si farebbe più il repertorio probabilmente. Vero è però che, insomma, anche in questo caso quei precedenti rappresentano comunque un punto di riferimento, forse più per gli spettatori che non per voi. Ma giustamente lei ha detto, cioè, chi ha la fortuna poi di fare dei grandi ruoli che ama, importanti, così è chiaro, sì, si misura. E questa è anche, credo, la bellezza del teatro. Noi lo vogliamo apposta fare, andiamo a cercare la sfida, quindi la vogliamo proprio. E quindi questo fa parte del gioco. Io ho rischiato un po' di più e devo dire, invece ringrazio tantissimo la Magnani, perché a parte Rosa Tatuata io ho fatto adattare da Dacia Maraini nella Città l'Inferno, quindi fece addirittura un film suo in teatro, quindi prendendomi un grande rischio, e invece furono le cose forse migliori che ho fatto nella mia vita, cioè quegli spettacoli tratti dai film della Magnani. E penso che dopo la prova Magnani non ho molta paura di altro. La verità è un'altra, quello che penso, che quando ci sono dei grandi esempi davanti, se uno ha un minimo di proprio talento, propria idea di se stesso, si può solo fare la propria interpretazione migliore. Cioè io credo che una maestra come Anna Magnani, che ti mostra il ruolo per la totalità, nella totalità veramente approfondisce tutto, anche la virgola, tu puoi fare la tua interpretazione migliore, perché hai una strada talmente chiara. Spesso quando hai davanti delle brutte interpretazioni non ti aiutano a cercare la tua. Qualunque femmina da 25 anni l'ha passato vicino a te, si mette
letti in agonia. La regista di questa versione è Liliana Cavani, quindi una donna che dirige un testo pensato per una grande attrice come Titina De Filippo, che ha appunto al centro una grande donna. Sono state fatte delle attualizzazioni per quanto riguarda l'epoca in cui la vicenda si svolge, oppure filologicamente siete rimasti molto, molto fedeli all'impianto eduardiano? No, siamo rimasti fedeli senza andare troppo a scavare nella fedeltà, nel senso che non siamo così attenti nei dettagli perché è quello che ci interessa, però certamente l'epoca è quella, la scena, i costumi, non so. Ci sono state delle modifiche importanti perché per esempio c'è una parte di scena che è raccontata nella camera di Filumena, la prima parte che Edoardo non prevede, è una richiesta di Liliana, cioè di vedere dove lei vive, come lui l'ha relegata comunque in una stanza dove poi stirano le camicie e altre cose, cioè, quindi c'è, non è più quell'impianto fisso che ha previsto Edoardo e che spesso si è fatto negli altri spettacoli. Qui c'è un set in più, chiamiamolo set perché Liliana è cinema, ma insomma c'è una scenografia, un pezzo di scenografia in più che quindi fa vedere un altro lato di Filumena, dove lei vive, la sua stanza. Cioè. Filumena, lo sei? Tenga tre figlie.